Il tema dell'autonomia differenziata divide già i partiti. Dopo la fuga in avanti del leghista Calderoli, che la Meloni pare aver stoppato, arriva all'alto là degli esponenti di Azione, a partire dal leader Calenda. Io sono molto preoccupato del progetto dell'autonomia di Calderoli. Sono molto contento che la Meloni abbia fermato tutto, perché ci vuole una riflessione fatta bene. Così l'ex ministro Carfagna, che nonostante una visione positiva dell'autonomia differenziata, condanna il modello Calderoli. È una provocazione contro il Sud. Sono contenta che sostanzialmente ieri si sia registrata una marcia indietro. Io personalmente non sono contraria all'autonomia, io sono favorevole all'autonomia, ma un'autonomia che rispetti il dettato costituzionale. Idem Gelmini, che sottolinea le criticità di quel modello. Vediamo quale sarà veramente la bozza Calderoli. È chiaro che senza il finanziamento dei LEP non ci può essere autonomia e il rischio è che questa fuga in avanti di Calderoli condanni ancora una volta il Nord a non avere l'autonomia e ad uno scontro con il Sud che non serve al Paese. Ed è Benevento, il viceministro Cirielli assicura che Fratelli d'Italia vigilerà. Il tema vero non è il regionalismo differenziato, è fare in modo che il Sud si avvicini ai servizi del Nord. Dire che tra 10 anni, se passasse questa riforma, i servizi del Sud peggiorerebbero rispetto a quelli del Nord è una cosa ridicola, purtroppo, perché oggi già fanno schifo rispetto a quelli del Nord grazie alle riforme che ha fatto il PD. Sicuramente Fratelli d'Italia vigilerà perché nei prossimi anni le cose per il Sud miglioreranno, certamente non peggioreranno.